Ecco, siamo in uno Stato di diritto che però non assicura i diritti alle persone, perché quello che ci dice l'inchiesta di Finepage, dai metodi che possono essere discutibili, è che a causa delle esternalizzazioni, cioè a causa del fatto che lo Stato, che viene pagato dai cittadini con le tasse, ha rinunciato invece a gestire i servizi pubblici e li ha esternalizzati, li ha dati, li ha appaltati alle imprese, che naturalmente come fine le imprese quale hanno? Quello di fare profitto, non certo quello di tutelare i diritti delle persone, allora sono all'ordine del giorno questi casi, cioè se la gestione del ciclo dell'acqua, del ciclo dei rifiuti, che sono così importanti per la salute delle persone, poi vengono appaltati alle imprese private. Naturalmente le imprese private fanno... Le imprese private chi lo deve fare? Le imprese private fanno i servizi. Lo devono fare secondo le leggi. Ma che male c'è? De Luca ha rinunciato all'idea invece che possa essere lo Stato a gestire i servizi pubblici, gli ospedali, le scuole, deve gestire le imprese private. Io sul punto che solleva Becchi, quello di dire che fa ridere l'inchiesta giornalistica di Fanpage, a me non fa ridere affatto, fa molta paura, perché noi parliamo della regione dove c'è la più alta percentuale di morti per tumore, per cancro, dovuta alla gestione dei rifiuti, al mal sversamento dei rifiuti. E quindi io invece penso che sia fondamentale il tema di come, chi gestisce questi rifiuti. E dicevamo adesso con l'Avia, ma chi lo deve fare? Lo devono fare le imprese. Io non sono d'accordo, penso che ci sia un'alternativa, penso che la responsabilità debba essere del pubblico. Peraltro è significativo, guardate, che sia avvenuto in Campania, che è proprio la regione dalla quale in realtà sta partendo una rivoluzione, perché invece a Napoli c'è un sindaco, De Magistris, che insieme a Rodotà ha scritto alcune delibere rivoluzionarie delle quali avrebbero dovuto parlare tutti i giornali, invece proprio per far tornare in capo al pubblico la gestione dei diritti dei cittadini. E con una di queste delibere ha potuto assumere 300 maestre per tenere aperte le scuole contro il parere della Corte dei Conti. Cioè la Corte dei Conti diceva no, deve prevalere il patto di stabilità, non può assumere le maestre, allora che cosa si fa? Poi si danno i soldi alle scuole private per garantire l'istruzione pubblica. Luigi De Magistris ha detto no, mi assumo io questa responsabilità, assumo le 300 maestre per tenere aperte le scuole. È questo che dovrebbe fare il pubblico se vuole occuparsi sforando dei diritti dei cittadini, se vuole occuparsi del lavoro, sforando il bilancio. Però attenzione, sforando il bilancio, ma se i vincoli di bilancio che sono stati sottoscritti 25 anni fa con il trattato di Maastricht, con tutti i più grandi partiti in Parlamento silenti, tranne Rifondazione Comunista che oggi è in potere al popolo, mi preme dirlo, Lucio Magri allora disse noi non possiamo firmare questo trattato di Maastricht non perché non siamo a favore dell'Europa, noi siamo per l'Europa dei popoli, ma perché i vincoli di bilancio che ci richiede il trattato di Maastricht ci costringeranno a togliere i diritti ai lavoratori e alle persone. Stessa cosa è successo quando si è inserito poi il pareggio di bilancio in Costituzione addirittura, cioè andando contro la Costituzione. Dopodiché Francesca c'è un grande tema che è quello dell'equilibrio dei conti, comunque che quello sulla con la quale tutti, allora, i programmi elettorali si confronteranno. Però il tema del libro dei conti in un paese che spende 31 miliardi per salvare le banche invece che salvare le persone, che spende 25 miliardi l'anno di spese militari, allora questo è il tema del libro Mario. Dei conti. No, vabbè, le cose diceva adesso Francesca Fornario, secondo me non sono molto aderenti alla realtà, tanto è vero che i partiti che erano contrari al rigore dei conti sono morti. Cioè Rifondazione Comunista è un partito che sosteneva effettivamente che bisognasse sforare i conti eccetera ed è morto, cioè non è stato... Adesso io poi auguro tutto il successo possibile a Potere al Popolo, però io non credo che la ricetta sia quella di sforare, no, il deficit, sia quello di spendere bene comunque i soldi che si hanno. Questa dovrebbe essere, diciamo, la bussola. Però sono morti perché c'è una propaganda di regime, e anche grazie al suo giornale che ci diceva che con lo spread oltre 500 punti, che se non si rispettava il vincolo di bilancio al 3%, poi dopo un anno di macelleria sociale in cui abbiamo mandato in pensione più tardi gli italiani, più tardi rispetto a chiunque altro in Europa, in cui abbiamo tolto i diritti ai lavoratori, cancellato l'articolo 18, lo spread è tornato ai livelli di prima, ma il Corriere della Sera e l'Unità non lo hanno più scritto. Vedi, non è un'opinione, è un fatto. Non è un'opinione, è un fatto questo. Tu hai delle opinioni, io ne ho delle altre. La differenza, no, questo però è un fatto, non è un'opinione. Lo sai, lo spread che è tornato a 500 la differenza fra me e te è che io tengo un pochino in considerazione quello che decide il popolo. Se il popolo, a cui tu fai tanto riferimento anche in maniera molto bella, però boccia le proposte, sistematicamente boccia le proposte dell'estrema sinistra, io fossi dell'estrema sinistra qualche domanda me la porrei. Ma il popolo è vittima di una propaganda. Fatto sta che... Voglio dire una cosa sui sondaggi. I sondaggi sono... Naturalmente uno ci ragiona, ma sono abbastanza fuori, secondo me, fuori fuoco. Perché c'è un numero molto, veramente molto più alto del solito, molto alto, di indecisi.
E poi perché io penso che proprio il sistema di rilevazione dei sondaggi, senza farla lunga, sia un sistema vecchio che non riesce a cogliere veramente, tant'è vero che tutti gli ultimi sondaggi sono stati sbagliati, quello del referendum, quello delle ultime politiche, quindi io non escludo che ci possano essere anche dei risultati un po' a sorpresa. Sorpresa. Vedo Francesca che annuisce perché pensa che il potere al popolo prenderà di più di quanto... Ognuno fa il tifo per qualcosa. Volevo... Mi è stata detta una cosa scorretta però sui dati, riguardo a quello che diceva Specchia, che dice al sud il Movimento 5 Stelle sta prendendo piede, c'è in realtà una vistosa eccezione che è proprio quella di Napoli, dove Roberto Fico si era candidato sindaco di Napoli ed è rimasto a zero, dove Luigi De Magistris, senza l'appoggio dei grandi partiti... Perché lo acchiappa lui probabilmente il voto. Francesca voleva dire qualcun'ultima cosa. Aggiungiamo soltanto una cosa, che nel caso di Embraco, come di molte altre aziende che stanno delocalizzando, parliamo di aziende che hanno preso milioni di soldi pubblici in cambio dell'impegno a mantenere in Italia i dipendenti. E però che purtroppo si avvantaggiano delle regole che ha scritto lo stesso governo del quale fa parte Calenda, perché dopo il Jobs Act è diventato più conveniente, invece che chiedere la cassa integrazione e mettere in part time i dipendenti, fino poi alla delocalizzazione. Quindi l'unica soluzione è il commissariamento, non è alzare la voce a Bruxelles. Perché è il commissariamento non è perché l'interesse pubblico viene prima dell'interesse privato e del profitto delle imprese. Non è così, non perché Jobs Act non ha affatto annullato la cassa integrazione e le misure di ammortizzatori, gli ammortizzatori sociali. Anzi, Calenda chiede il contrario, chiede che si attivino tutti gli strumenti, tutti gli ammortizzatori sociali a partire dalla cassa integrazione. Sì, su questo c'è un problema con l'azienda. È diventato più conveniente, però, nel senso che è diventata meno vantaggiosa la richiesta sarà della cassa integrazione. Sarà più conveniente, ma non è che le aziende possono fare quelle cose. Ma questo vogliono, è dipeso dal Jobs Act che ha fatto il governo di Calenda. No, tant'è vero che Calenda sta polemizzando con l'azienda. Ma qui, come diceva Recchioni, però, non possiamo confondere le opinioni con i fatti. Questo è un fatto. Leggiamoci il testo del Jobs Act. Io mi impegno, se vuoi, a venire anche domani qui in studio a leggere. Che dice Francesco? No, nel senso che ci sono delle violazioni di norme europee. In questo caso, deve intervenire un organismo sovranazionale. La Vestager è l'unica che può intervenire. Quindi il problema è che è già caso... successo in Irlanda, è successo in Spagna, cioè è un problema che va sopra le nostre teste purtroppo, e Calenda se ne sta rendendo vanno conto. Vanno cambiate le regole europee, certo. Vanno cambiate le regole, certo.